Eccoci qui, buonasera. Io sono Rob Hamilton, questo è il dodicesimo appuntamento del Race of Glory. Siamo nel circuito francese, il Paul Richard, o Ricardo, come vi pare, insomma, alle Castellet. Scusate, ma il mio francese è veramente, veramente vergognoso, quindi perdonate la mia ignoranza. Però purtroppo non, ecco, non sono propriamente bravo in francese. Detto questo, tanto non è un test di lingue, per cui bando alle ciance. Concentriamoci su quella che interessa a noi, ossia questi 18 minuti di qualifica che ancora devono partire. Per cui vediamo un attimino come si evolveranno. Chi sarà il favorito e chi ovviamente riuscirà a mettere la macchina in prima fila. Vi ricordo. Ha il campionato piloti in mano, il costruttori anche, a causa anche delle assenze di Eronis, che purtroppo giusto questa sera ci ha comunicato di ritirarsi. A causa dell'orario e di altri fattori, insomma, determinanti. Vediamo se poi lo riusciremo a recuperare, magari proponendogli uno scambio di categoria o una qualsiasi cosa per poterlo, ovviamente aiutare. E niente, bando alle ciance. 18 minuti di qualifiche, per stabilire quello che sarà il pilota più veloce in pista. Una pista non semplice, come vedete dal layout, che ora sì, non si vede benissimo a causa del disegno del circuito su il box Mercedes, però nel primo momento in cui mi sembra che sia uscito un pilota, mi sembra che sia uscito Nibby Hendry, che è il primo a prendere il via della pista anche del muretto, non credo che abbia rotto niente, però insomma non è proprio un esordio facile, ecco. Come vedete la pista presenta, la maggior parte delle sezioni sono veloci in questo circuito, la curva più lenta del circuito è l'ultima curva, molto importante a livello di trazione, e un'ultima curva che, come avete visto ieri, è importante avere una buona trazione e anche una buona percorrenza in uscita dalle curve. Questa è una delle curve appunto di cui vi stavo parlando, perché è una curva che necessita obbligatoriamente di una perfetta transizione, una perfetta trazione per poter poi maggiormente avere una velocità nel dritto ancora più consistente. Vediamo anche chi mi ha cambiato il casco, ha messo quello probabilmente più quotato, perché ha fatto un sondaggio e il casco che ha messo dovrebbe essere quello più votato dagli amici in questione. E un attimo soltanto, un attimo soltanto, un attimo. Ok. Quindi vi dicevo questo in sostanza. Allora, un attimino, e ci sono. Allora, intanto, il primo a lanciarsi, eccolo qui, Nibby Hendry. McLaren che purtroppo dista di parecchi punti dai primi due costruttori, ossia Mercedes e Ferrari, a causa di una gestione poco facilitata dagli stessi piloti della McLaren stessa. 22,8 primo settore. Allora, per fare un buonissimo primo settore bisogna essere sul 22,5. Abbiamo visto ieri che 22,3 è fattibile come primo settore, però già un 22,5 secondo me può essere, scusatemi, può essere molto buono come settore. Il secondo settore è caratterizzato praticamente dall'uscita di curva prima del rettilineo, il rettilineo e la chicane, che come avete visto non è parecchio difficile, insomma è una chicane abbastanza semplice. L'ultimo settore è quello più importante, quello più lungo tra l'altro, quello dove c'è tutta la trazione tecnica, tutte le curve veloci, e l'ultima curva, la più lenta, ve lo ricordo.
In questo circuito diciamo che ci sono più traiettorie, però la più consigliata è quella di stare stretto nell'ultima sezione qui, stare stretti sul cordolo senza andarlo, esatto, come ha fatto, ecco, non come ha fatto Mindy Hendrix, senza andare a toccarlo, perché andare a toccare il cordolo purtroppo significa andare a perdere quello che può essere un leggero vantaggio. 32-2 intanto il giro di Mindy Hendrix. Rogue Shumi che non si sta lanciando, fa i suoi primi giri giocando a nascondino, 22-7 primo settore di Kimi, quindi non lontano da Hendry al momento. Vediamo un secondo, penso che sarà più competitivo nel secondo rispetto a Hendry, no, neanche più di tanto. Siamo lì con il ferrarista che scusatemi, vedremo se avrà la facoltà di poter rispondere al tempo di Neil Bien. Poi ovviamente la qualifica è appena iniziata e ci sono, quindi scusatemi, ci sono 12 minuti dove è possibile ovviamente migliorarsi e poter puntare ovviamente ad un tempo ancora più prestazionale rispetto a quello magari fatto segnare nel primo tentativo, quindi lo scopriremo solo vivendo. Credo che sarà in pole position provvisoria Kimi, 31,8 con soli 4 decimi comunque di vantaggio, anzi meno, quasi 3, non male. Voglio andare a vedere il casco di Neil Bimetti, che ha il casco speciale, 22,8 nel primo settore, è in linea con il fratello e anche Kimi. Vediamo il secondo, 51,0 il record, 51,1 per lui. È l'ultimo settore che farà da bilanciere, diciamo così. Anterino è l'unico ai box. Sta arrivando anche August, al che prende taglio curva. Sta arrivando Shumi, che vabbè, Shumi non lo consideriamo perché non sta utilizzando la parte ibrida, quindi sta facendo dei giri giusto per prendere confidenza col circuito. Vediamo Neil Bimetti se si migliora. Se si migliora, sicuramente si migliorerà perché è senza giro, è vero, avete ragione. Vediamo se andrà a posizionarsi in mezzo o addirittura davanti agli avversari. A 78 millesimi di vantaggio su Neil Biendry e meno, ancora meno di 3 decimi da Rocchimi. Buonasera a Gabri, e devo dire qualifica molto tirata per il momento e molto bello anche da dire, onestamente, da vedere un distacco così minimo. Bello il casco con le fiamme, quello è uno degli ultimi caschi tra l'altro che il gioco ha proposto. Devo dire che non è niente male come casco. Vediamo, Rogue Shumi sta utilizzando la parte ibrida, ma avrà 65 giri su queste gomme, quindi il suo tempo sarà molto molto indicativo. Attenzione a calcolare bene i tempi di pit lane qui. 33-0 per Shumi, considerando i giri che ha, ci sta. Vediamo August, non credo che possa fare un giro visto che non ha la parte ibrida. Vediamo Anterino, che Anterino si sta comportando molto bene ultimamente, quindi con la vittoria di Silverstone e anche il podio dell'ultima gara, insomma, devo dire che sta facendo un gran campionato Anterino, il suo migliore tra l'altro, da quando ovviamente fa parte del nostro forum, questo è il suo miglior campionato. E credo che lo possa dire anche lui senza alcun timore, anzi. Vediamo perché secondo me Anterino ha la possibilità di fare pole position. Lo seguiamo. Vediamo il primo settore. 22,7 è il migliore al momento, 23,0, ha perso qualcosina. Scusate se parlo poco, ma con
la gola che ho in questo periodo veramente sento proprio male, quindi se non parlo è semplicemente per prendere fiato, non per altri fattori. Vediamo, 50, 51-0 il secondo, vediamo se Anterino migliora. 51-1, attenzione, ha recuperato parecchio rispetto a quello che aveva perso nel primo, intendo ovviamente. Nell'ultimo settore si può fare tanto la differenza. Bisogna vedere come vengono interpretate le curve e quanti cordoli non vengono toccati, perché purtroppo i cordoli più vengono toccati e più si va a perdere quello che è il lap time sul giro. Vediamo 32,4, comunque con le due McLaren con mezzo secondo di vantaggio su Schumi. Sta uscendo la McLaren di Neil Mimetti e Hunter dovrà, presumo, rientrare ai box per fare un altro giro. Manca 7 minuti e 30 secondi alla fine delle qualifiche. Si sta per lanciare. Seguiamolo. On board. Togliamo tutto. Lasciamo solo i settori e vediamo un attimino. Migliora parecchio, attenzione. E attenzione anche al cielo che si sta oscurando. Mezzo secondo di vantaggio. Potrebbe essere un gran giro questo. Attenzione all'ultimo settore. Anche l'ultimo settore. Ah, taglio curva. Ai. Iaiaiai. Brutto quel taglio curva. Bruttissimo quel taglio curva. Mannaggia, miseria. Attenzione, 32-0 Schumi. Sono tutti lì sul 32-0, quindi prima fila tutta rossa al momento.
31 e 2, mamma mia. Mamma mia, straordinario. Sì, ha preso un taglio veramente stupido, sì, sono d'accordo. Manca 2 minuti, è uscito anche Anterino. August ha un giro veramente brutto, molto molto lento. Sta rientrando Kimi. August è uscito. Per l'ultimo tentativo, si potrebbe valere la pole per questo Gran Premio della Francia. Vediamo, c'è da seguire Anterino che potrebbe fare il colpaccio. Non credo che Rocchini abbia tempo di uscire nuovamente, non credo. Potrebbe avere Schumi. Esce anche la McLaren di Nibby Metti, Nibby Andy ancora no. Con Anterino che ha già taglio curva, ma ovviamente è il taglio curva del giro di uscita. Sì, vediamo se Anterino riesce a fare il giro della vita. Sì, buono, primo settore, 4 decimi di vantaggio. Per ora sta già insidiando la posizione di Schumi. Attenzione, attenzione ad Anterino. Primo settore ottimo. Bisogna vedere gli altri. Attenzione, secondo settore ancora, 4 decimi di vantaggio. Nel terzo settore probabilmente un pochino soffre Hunter Devon, quindi non è detto che riesca a migliorarsi più di tanto. Mi sembra pulito al momento. Forse sta seguendo una traiettoria un po' particolare, un pochino troppo largo forse, qui perfetto, benissimo. Potrebbe andare a insidiare la seconda posizione di Schumi, attenzione, 30, 31 e va a secondo con 31 e 6. Grande prestazione. Attenzione a Nibby Metti, migliora 2 decimi il primo settore, 22 e 6, anche lui è sul tempo di Schumi nel primo settore. Vediamo, c'è anche Nibby Andry, che ha preso bandiera, no, quindi Nibby Andry non la farà. Sta migliorando August, a 4 decimi nel secondo settore, però qui perderà tantissimo. Vediamo da Nibby Metti, August migliora 32,9, migliora ancora Nibby Metti, mezzo secondo di vantaggio nel secondo settore, fa addirittura miglior prestazione assoluta a quanto dice il circuito. Vediamo se starà così. Sì, attenzione alla pole position, potrebbe andare. E va Nibby Metti, 31,257 per addirittura 11 millesimi. 11. 11 millesimi.
Grande, bellissima prestazione di Nirby Metti, che al momento si aggiudica la pole position di questo Gran Premio della Francia. Bellissima prestazione, bellissimo anche il giro di Anterino, che si qualifica terzo. Buona prestazione anche di Schumi, non male comunque, anche se da compagno di squadra prende comunque 8 decimi, che sono abbastanza, insomma, la pista è lunga, quindi diciamo che è comprensibile anche. Peccato Augustal, che prende veramente tanto, probabilmente carenza di allenamento per lui. Nirby Henry dal compagno di squadra nonché fratello prende un secondo, che è veramente tanto, peccato per il poco allenamento. E Rocchimi, insomma, 11 millesimi, scoccia, ecco, devo dire che scoccia. E Nirby Metti, che è il piangina di turno, ovviamente non prova e magicamente fa la pole. Sarebbe il colmo se, dopo aver fatto la pole, vincesse anche il Gran Premio, veramente, perché vuol dire che allenarsi non serve a niente. Allora, siamo già nella gara. Nirby come Gasti, sì, veramente, mamma mia, che vergogna. Siamo già alla visuale della gara. Il cielo è prevalentemente grigio, quindi immagino che ci potrebbe essere una probabilità di pioggia. Quindi vediamo se effettivamente questa probabilità di pioggia ci sarà, e se c'è, chi la spunterà. Normalmente fino all'anno scorso io, ovviamente, con la pioggia avrei detto Rocchimi vince, cioè a mani basse, ma quest'anno, insomma, vediamo. Poi 11 millesimi che dividono il primo dal secondo fanno capire che la gara sarà bella 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 intensa. Spero che non ci saranno sorprese in curva 1. La strategia dovrebbe essere, ovviamente, singolo pit stop, perché la pit lane qui è lunghissima e per cui due soste non conviene farle. La gomma gialla è una gomma molto molto buona a livello di prestazione, ovviamente. C'è, mi pare, quasi 8 decimi di svantaggio per la bianca e altri 7, ovviamente, per la rossa rispetto alla gialla. La rossa qui va assolutamente scartata. La bianca è buona, è molto 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 costante, però rispetto a Silverstone con l'usura non va a migliorarsi, va invece a stabilizzarsi su un tempo. Non è facile essere costanti in questo circuito. Attenzione ai tagli curva, curva 1, nella chicane del Mistral, anche nell'ultimo settore, quindi attenzione ai tagli curva, che possono veramente influire e possono purtroppo giocare un brutto ruolo in quella che è la vittoria poi finale, o comunque sia il risultato finale del Gran Premio. Vediamo, il meteo ci dice, no, il meteo non ci dice niente, scusatemi, no, è il gioco che ci dice che al momento è sereno, cioè sereno, insomma. Scusatemi, dicevo, scusatemi, dicevo asciutto, non volevo dire sereno. Allora, andiamo a vedere le gomme montate dai piloti, perché in base alle gomme montate potremmo avere un'indicazione più chiara sul cielo. Hanno montato tutti gomme bianche, a parte Augustal che ha le gialle. Quindi Augustal potrebbe fare una super partenza e andare a insidiare subito i piloti davanti a lui. Una bella scelta per Augustal, giustamente non si gioca niente. Quindi al momento ha fatto bene a seguire questa strategia. Vediamo se pagherà. Non è detto, ma vediamo, vediamo. Potrebbe esserci la pioggia protagonista, vedendo il cielo. Noi avevamo il cielo spiccicato ieri e c'è full wet, intermedia, gli ultimi due giri asciutti. Io avevo le gomme, sono arrivato a fine gara con le gomme a quasi l'80% di usura.
con tipo 95-97 gradi sulle anteriori, che momenti pensavo esplodessero, quindi figuriamoci. Vi ricordo, prima fila bella in testa, sarà da tenere sotto controllo, visto quello che è successo a Silverstone fra questi due, a svantaggio ovviamente di Nibali. Queste sono le strategie, ma il doppio stop, come vi ho già detto, non lo farà nessuno, a meno che naturalmente non ci sia un danno o la voglia di fare il giro veloce, ma di norma, ecco, non ci dovrebbe essere il doppio stop. Se trovo il telecomando abbasso anche il gioco, perché a parte che l'ho nelle orecchie il gioco. Aspettate un attimo, eh. No, ho sbagliato. Dov'è l'audio? Impostazioni audio, gioco. Perfetto. Eccoci qua. Siamo pronti, siamo sulla griglia di partenza. Lo schieramento è pronto. Si spengono i semafori. Al via questa dodicesima prova del mondiale, Race of Glory, categoria Pro. Parte molto bene Kimi, attenzione. Molto molto bene Kimi, male, peccato Nibali. Vediamo Rongshumi malissimo, Augusal con gomma gialla è riuscito a trarre vantaggio. Vediamo se riesce a passare anche Hunter Demon, vediamo. Sono lì lì entrambi, Hunter Demon dovrebbe avere ok, cioè Augusal dovrebbe avere diritto traiettoria. Attenzione alla McLaren con tutti e due i fratelli all'attacco di Kimi. Vediamo se c'è qualcuno più scarico, stanno usando tutti l'ERS in maniera veramente allucinata, a parte ora Kimi, anche Nibali ha smesso. Ok, ci siamo, ci siamo. Inizia la lotta per questa possibile e papabile vittoria. Vediamo, Augusal è molto vicino, eh. Seguiamolo Augusal, andiamo a bordo con lui. Gomma gialla, ve lo ricordo. Gli altri hanno la bianca. Quindi Augusal ha questi primi 2-3 giri, le gomme migliori. Potrebbe già attaccare Nibali. E attenzione Nibali, qui malissimo. Nell'ultima curva ha perso tanto. Si avvicina al fratello, vediamo. Non tenta l'attacco. Intelligentemente anche. Oh! Augusal, testata in curva 1, curva 2, anzi, scusatemi. Curva 1-2, chiamiamola così. Oh, mamma. Nibali devono stare attenti in McLaren. Possono fare un sacco di punti, ne stanno regalando. Quelli che possono fare li stanno regalando in sostanza. Hunter Demon mi sembra che si sia tra l'altro anche riavvicinato ad Augusal. Intanto piccolo errore di Nibali, lo stesso che ha fatto il fratello prima nel giro precedente. 35-8, il giro veloce di Rocchini, molto molto buono, bravo. Volevo vedere i giri degli altri. 35-9, mi è un decimo preciso tra Nibali, scusatemi, e Rocchini. Gli unici su 35, Nibali subito 3 secondi, attenzione alle penalità, perché dopo 3 giri avere già 3 secondi vuol dire aver preso un secondo al giro.
Attenzione, perché al momento è molto molto pericolosa quella penalità. Già DRS in mano al pilota McLaren, mi dimetti, che sicuramente ne trarrà vantaggio. Tanto si avvicina veramente tanto in staccata Nibi Metti. Tanto, tanto, tanto. Ecco, potrebbe esserci l'attacco, attenzione. Attenzione. Oh! Oddio, oddio! Bello, bellissimo! Con Kimi che alza correttamente il piede. Bellissima, bellissima questa lotta. Bravissimi. Bravissimi, molto molto bene, sono molto molto contento di aver visto una lotta così bella e pulita. Bella questa immagine, bella, sarà contento Matte di questa immagine qui. Sono tutti molto molto vicini. 35-8, 35-6 Nibi Andri. Si sta avvicinando dal DRS adesso. Un altro taglio curva. Oh! Shumi invece è un pochino disperso nella sua gara solitaria al momento. Attenzione perché Kimi ora avrà il DRS. Hanno tutti il DRS. Attenzione qui. Attenzione, arriva davanti il ferrarista, Nibi Metti, alza il piede, bravo. Sono più o meno tutti con lo stesso quantitativo di ERS. Oh, Nibi Andri, ancora 3 secondi. No, Nibi Andri con le penalità sta veramente esagerando. Ne ha tantissime. 6 secondi in 6 giri. 5 anzi giri. Mi aspettavo un Augusto un pochino più restio nel combattere, considerando la gomma gialla. Oh, 35-5. Splendido giro.
Altri 3 secondi per New Gambri. Siamo a 9 secondi in neanche 9 giri, mamma mia, il sanguinamento questa gara per lui. Oh, Agusal, 3 secondi. E attenzione Agusal con Anterino.
scusatemi se non parlo, ma ora non sto per niente bene. La situazione è rimasta la solita, a parte, come avete visto ovviamente nel corso dei giri, Nibiendri ha una fraccata di penalità e Hausal ovviamente con gomma media si è dovuto già fermare per mettere gomma hard, scusatemi, e andare fino in fondo. Attenzione al sorpasso sul rettilineo del mister fra i primi due che comunque stanno combattendo veramente. Mamma! Stanno combattendo veramente ad armi pari, devo dire che è un gran premio molto molto avvincente questo. Appiccicati per tutti questi giri, insomma, anche a livello di nervi deve essere veramente veramente difficile, scusatemi. Il giro veloce, come vedete, è in 25 millesimi per Nirbimetti. Tutti gli altri sono sul 36,1 a parte Augusal e lo stesso Nibiendi, che si sta comportando veramente veramente bene con Kimi che... Oh, 5 secondi Kimi, ai 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 ai. E Nibiendi ha la gara in tasca con questa penalità di Kimi. Ah, peccato Kimi. Ai 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 ai. E rientra anche Schumi. Anterino prosegue. Con Augusta che forse riesce a passare Schumi. Forse, attenzione. La gomma media però avrà un grande vantaggio, soprattutto i primi giri. Anche Nibiendi rientra. Augusta l'è passato in quarta posizione al momento. Però ha 8 secondi di vantaggio, sì, di penalità. Nibiendi ha la possibilità di portarsi a casa un'altra gara, vista la penalità di Kimi, che sicuramente non farà bene a quella che è la sua gara. Rientra anche la Mercedes e come prevedibile anche Nibiendi. Vediamo Kimi che sta approntando adesso l'ultimo l'ultimo tratto di pista. Sembra che stia per morire io con questi sintomi influenzali. Vi chiedo scusa, mamma mia, se passa Kimi di carriera, di buon carriera anche. Passa alla grande su Nibiendi. Però pesano quei 5 secondi. Vediamo il distacco con l'intervallo, 2 secondi, Augusta passa anche di pochissimo, Anterino con problemi di temperatura alle gomme va un po' lungo sbagliando curva 1 e curva 2 e l'ingresso al tratto veloce subito. Lo Kimi 33,8 intanto.
Martella giri veramente fenomenali. Andiamo con Canterino on board che potrebbe attaccare Ausal per il podio. Dovrebbe farcela senza troppe problematiche, visto anche la differenza enorme di gomme. Vediamo qui nel rettilineo del Mistral, Augusto si fa interno, vediamo. Ah, Anterino ha staccato veramente tardissimo. La gomma media permette questo e ben altro. Livimetti sta perdendo, non sta guadagnando molto con questa gomma media. Mentre Kimi sta tenendo gran botta, attenzione. Se riesce a dare un'altra seconda a Livimetti, potrebbe aggiudicarsi la vittoria. L'ennesima, diremo. Siete 4 e 4 per Livimetti. Anterino 34 e 6. Nirvimetti che toglie 2 decimi dal suo primo settore. Manca 8 giri alla fine del Gran Premio. Sta guadagnando qualcosina lì, mi metti. È tornato a 3 secondi e mezzo. Vediamo se ci sarà magari Augusto o Nibi Andri per fare il giro veloce. Porterebbe un punticino in più a casa McLaren, a Milk Walking. 34-0 mi dimetti, buonissimo, non sufficiente però abbastanza per bikini al momento, anche se devo dire che mi dimetti l'ha fatto con molto molto meno erse. 3 secondi e 2 che si trasformano in 3 secondi adesso. Molto competitivo Nirby.
2 secondi e mezzo tra i primi due, mentre Hunter Demon è riuscito a guadagnare tanti secondi su Hausa. Molto probabilmente Shumi agguanterà al quarto posto a discapito di Hausa con tutte le penalità che ha preso. 2 secondi e mezzo dividono. Oh, Nilby Metti, attenzione a penalità. Ai 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 ai. E per ora vince, dovrebbe vincere Kimi di 4 decimi. 3 decimi. Ai ai ai. No, non ci voleva la penalità di Nilby. Non ci voleva, peccato. Ah, peccato. Manca 4 giri alla fine. Vedremo chi la porterà a casa. Comunque bello il caso. Per vincere questa gara Nilby deve stare sotto i 2 secondi con questa penalità che ha preso. Sono 1 secondo e 1, ha guadagnato una vita e con l'ERS sono pari, quindi hanno veramente tutti e due al di sotto del 20%.
un secondo, manca due giri. Attenzione a eventuali penalità, eventuali avvisi. Milvi a 9 decimi di scarto, che può usufruire per, attenzione, qui sarà una totale curva, che può usufruire per non perdere troppo stacco, ecco, da Kimi. Attenzione, sa che Kimi ha preso il DRS, sì. Ha preso pure il DRS, Kimi, molto fortunato. Ha perso qualcosina. Dai, su. Emozionateci. Io direi di togliere anche la finestrella del timing. A sorpresa, vediamo chi vince. Stiamo dando tutti e due il massimo. La vittoria diciamo che la meritano entrambi. Vediamo, siamo nel corso dell'ultimo giro. Vediamo chi porterà a casa questa vittoria. Sicuramente il terzo posto lo porterà a casa Anterino. E su questo un altro podio per quel ragazzo. Tanta roba. Tanto bravo, tanto di cappello, ecco. Mi sa che la vittoria, forse vedendola così, se la giocano veramente per pochissimi millesimi, forse. Vediamo chi se la gioca, vediamo, siamo all'ultima curva. Rocchimi taglia al traguardo e va. Probabilmente non a vincere perché non lo vedo zigzagare. Neanche Nibali Metti. Andiamo a vedere. Vince Nibali Metti per due decimi. Ah, mamma mia, addirittura 267 millesimi. Terzo Anterino con una splendida gara. Quarto dovrebbe essere Rogshumi.
Sì, assolutamente. Ecco Konausa che si è pure girato. Quindi quarto Rogshumi, quinto Ausa, sesto Nidbiendri. Voglio vedere chi ha fatto il giro veloce. L'ha fatto Kimi comunque di un decimo e 20 rispetto a Nidbiendri. Tanta tanta roba. Tanta tanta roba. Invitiamoli per fare l'intervista e poi ci salutiamo. Allora, Nidbiendri, Rocchimi e Hunter. Vediamoci il podio. Aspetta. Aspetta che non ho messo audio di gruppo, aspetta. Ed eccoci qui ragazzi, la gara è conclusa. Abbiamo subito invitato ovviamente il podio per le interviste, in modo tale che facciamo le interviste e poi facciamo un riepilogo di quelli che saranno gli appuntamenti futuri per quanto riguarda il campionato. Allora, direi di partire dal primo classificato a questo punto, visto che ancora Hunter non è entrato, direi di partire dal vincitore, una gara, anzi, vincitore, alla fine avete corso per più di metà gara insieme, quindi la parola va a Nibimetti che ha vinto meritatamente questo Gran Premio della Francia con una pole position stratosferica e una gara forse la tua migliore a livello di gestione e di pace totale. Vai pure. Buonasera a tutti. Tanto volevo iniziare facendo i complimenti a Kimi che oltre, vabbè, all'errore dei 5 secondi ha fatto una gara bellissima. E niente, felicissimo della pole, non me l'aspettavo, anche perché nelle prove che ho fatto non sono mai sceso sotto il 31,8 pulito. Prove che sono stati tipo due giri, però vabbè. E niente, gara iniziata bene, ho cercato di prendere la posizione su Kimi, solo che quando ho visto che aveva più passo sulle hard, ho cercato di stargli attaccato e mantenere la zona DRS, ecco, per stargli più vicino possibile. Poi è arrivato il momento dei pit e lui si è fermato e ho esitato un attimo, quindi ho continuato e mi sono fermato un giro dopo, pensando che magari avendo lui gomme fredde potevo comunque uscire davanti o restargli vicino. Invece sono uscito a 4 secondi. Per fortuna lui appunto ha preso i 5 secondi di penalità, quindi quelli mi hanno un attimo tranquillizzato. E poi niente, ho cercato di mantenere un passo costante con le medie, infatti dai 4 secondi sono sceso fino a essere quasi in zona DRS e alla fine ho fatto diversi errori, infatti ho preso un sacco di avvertimenti e potevo evitarmeli tranquillamente, ecco, li ho presi perché volevo, sinceramente volevo andare a riprendere e passarli in pista. Poi quando sono arrivato a rischiare di prendere l'ultimo avvertimento per avere i 6 secondi, ho lasciato un attimo gli ultimi 3 giri e quindi mi sono accontentato, ecco, di vincerla senza prendere la prima posizione in pista. E niente, felicissimo della vittoria e prego. Tanta roba, tanta roba. Poi quando rivedrete la E poi live. inaugurate il casco nuovo nel miglior modo possibile. Sì, infatti il casco è molto bello, l'abbiamo anche detto in live. Poi quando rivedrete la live vedrete che gli ultimi due giri ho detto togliamo le schermate, vediamo chi vince, chi taglia il traguardo per primo. Però è stato bello. Poi io per
Qualche giro non ho commentato perché con la gola non ce la facevo, però la live c'è e avete fatto una gran gran gara, una gran gran gara. Peccato tuo fratello che ha preso veramente una miriade di penalità, dopo 6 giri, dopo 5 giri aveva 6 secondi, cioè tanta roba, peccato. Però insomma avete fatto punti, una vittoria e un sesto posto comunque, dai, va bene. Peccato per il giro veloce, però era con un quantitativo di hertz maggiore Kimi forse rispetto a te in quel frangente di pista. Ad ogni modo, complimenti di nuovo perché seconda vittoria stagionale e seconda pole stagionale anche perché l'hai fatta anche a Monaco. Tanta roba, No, bravo. terza pole. Terza pole, scusami. Bravo, poi peccato per la Pure sì, terza. partenza, che la Sì, esatto. partenza insomma te la sei. Però dai, lasciando stare tutto. Complimenti. Ah, direi di continuare con Rocchini. Buonasera. Raccontaci la tua gara. Vai pure. E complimenti. Devo dire che mi dispiace sentirti con questo tono affranto, perché si sente che sei affranto, però insomma. No, però dai, se consideri che sei alla dodicesima gara, questa è la prima cagata che hai fatto. Ed è un errore tuo, senza dubbio, perché prendere 5 secondi ai box. Naturalmente non puoi dare colpa a nessuno se non a te stesso. Probabilmente è stato anche il fatto, devi ringraziare Matteo di questo, che ti ha messo magari quella pressione che ecco con Eronis non sentivi più di tanto magari, perché è la prima volta che fai un errore così, anche rispetto a quando correvamo io e te contro nel 2020, anche l'anno scorso, poi l'anno scorso vabbè. Non ti giocavi il mondiale, ti giocavi forse più podi che vittorie, però è la prima volta che magari hai sentito la vera pressione, forse, no? Considerando che avete fatto una gara comunque attaccati. Vabbè, dai, però devi considerare che alla fine, con tutto il rispetto parlando, però Nibi Metti comunque non è il tuo diretto inseguitore. Il tuo diretto inseguitore purtroppo. Mi sa che ora sono secondo, eh. E se non sono secondo di poco, vabbè, lui ha 100 punti di vantaggio, però. No, tu 225. Tu 225. Ah, sì, con i punti già aggiornati, dici. Ok. Allora siete lì. E allora Kimi, stringi i denti perché Eronis purtroppo l'avete visto, vi ho mandato il messaggio. Cavolo, ce l'ho anch'io, mazza.
7 anni che corro, ho ancora l'ansia, mi ho i tremolii quando faccio le qualifiche, sicché figuriamoci. Figuriamoci, il bello di questo gioco, il bello del forum è proprio questo, no? Le emozioni, vedi, il tremare, le emozioni. Cioè, il piangina di Matteo neanche si aspettava di fare la pole, in realtà lo sapeva che l'avrebbe fatta, quindi. Sì. Sì, che tra l'altro mentre facevo il giro, no, lui se n'era andato, aveva già festeggiato la pole, se n'era andato. Io intanto stavo facendo il giro, è tornato. Sì, diciamo che... No, no, io non ho detto niente, io stavo facendo il giro e ero zitto, e Shugi Sì, non aveva fatto tempo. diciamo che Rocchini ce l'ha questa cosa dei millesimi, perché se lo ricorda a Monza qualche anno fa, 123, io a Spa con Sciumi, 300 e qualcosa. Io ho perso... Io 267. Io invece ho perso una gara a Austin per 69 millesimi, quindi penso che quella già dal numero non si possa dire più di tanto. Comunque, e vediamo se Ronny se lo riusciamo a sistemare il mercoledì, se la sente Dai, ovviamente, perché speriamo. non si può Speriamo. ovviamente obbligare. Detto questo, complimenti Kimi, comunque sia, capisco la delusione da mezzo pieno, hai fatto Posso, sì, col comunque giro sei veloce, secondo, sì. esatto, cioè potresti, come Gastit, se te arrivi secondo in tutte le gare il campionato lo porti a casa, Non lo voglio sentire. quindi Vai che non ti. insomma, vabbè, facciamo conto che non l'abbiamo detto, ma comunque sia, la realtà dei fatti è questa, Vabbè, quindi sì, dai. Con l'audio incluso. Aspetta, perché prima ho parlato senza includere l'audio. Voglio fare comunque i complimenti a Matti per la gara e a Tanterino che ha fatto l'ennesimo podio e si sta dimostrando comunque costantissimo. complimenti ovviamente, Gusal nell'ultimo e secondo stint della gara con un bel sorpasso, tra l'altro era poi era il divario fra le gomme era veramente ampio, però insomma un bel sorpasso, l'abbiamo visto, l'abbiamo ripreso in diretta, e complimenti Antonino per il podio, un altro podio, altri 15 punti portati alla Mercedes, tanta roba. E niente, raccontaci la tua gara e basta. Buonasera a tutti intanto, grazie Kimi per i complimenti e ricambio a te e a Nirbi per la vittoria. Allora, parto dalle qualifiche. Qualifiche abbastanza, mi posso ritenere soddisfatto perché ho dato tutto e non credo avrei potuto far di meglio. Purtroppo è la partenza che ancora oggi mi frega. Non riesco a centrarne una. E poi purtroppo per buona parte della gara non avevo il ritmo dei primi. Ci ho messo un po' a far andare le gomme. Forse sarà stato per il meteo che era un po' nuvoloso. E niente, mi sono divertito comunque a battagliare con Agusal. Sono felice comunque del podio, del terzo posto. Però un po' amareggiato perché volevo essere lì con gli altri due a lottare. Anzi, queste dichiarazioni non te le ho mai sentite fare, quindi il tuo miglioramento e cambiamento è veramente importante, e comunque sia, fare tutti questi podi, cioè, ti dimostra, dimostra insomma che tu sei sicuramente talentuoso nel gioco corrente, insomma, che stiamo affrontando in questa parte di anno. Io ti faccio i complimenti perché comunque non è così scontato fare podio, te lo può dire Sciumi, che credo che poverino sia, come il sottoscritto, uno dei piloti più in difficoltà quest'anno col gioco, per tutte le motivazioni insomma legate a quello che può essere il gioco stesso e anche la vita privata di entrambi.
E detto questo, allora abbiamo 2 settimane, una settimana di pausa, fra 2 e 15 sarà il Gran Premio dell'Ungheria, pista completamente diversa da questa, chiaramente la conoscete, un semicittadino con le barriere, dove il carico aerodinamico Molto bene. sarà il padrone del circuito, un bel rettilineo. Quindi Anterino, io credo che tu possa tranquillamente allenarti lì e pensare sia a Ungheria che a Spa, che sarà poi la gara successiva. E credo che tu possa portare comunque punti importanti a casa Mercedes, mentre noi cercheremo di portarti il compagno di squadra nuovo, ovviamente, per far fronte al saluto, si spera non definitivo, del buon Luca. Detto questo, rinnovo i complimenti a tutti e ringrazio chi ci ha seguito, chi ha scritto. E ci saranno ovviamente i post previa Ungheria. E niente, colgo l'occasione per risalutarvi, ringraziarvi di nuovo, augurarvi una buona serata, una buona notte o quello che volete. E ci ribecchiamo sui nostri social a brevissimo. Grazie a tutti e Grazie a buonanotte. te, grazie a Grazie, te, buonanotte. buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte. Oh.